chiuderò ufficialmente con un brano all'arpa. Posso chiederti gentilmente di alzarti, Carla, e chiedo ad Andrea di prendere il microfono, grazie. Vorrei fare una chiacchierata e prassi, mangiare come scrivi e consuetudini, fare una chiacchierata con gli artisti, l'artista in questo caso, dopo il dolce, insomma, e ci hai accompagnato con la tua arte per tutta la serata. Posso fare una citazione sulla serata precedente? Le opere che vedete esposte in questa sala arrivano dalle Mangia come scrivi di marzo. Sono opere di un'artista parmigiana, una pittrice che si chiama Francesca Dosi. Sono opere dedicate a Marilyn Monroe. E vedete, alcune di voi erano presenti lo scorso mese a Mangia come scrivi, era stato molto positivo, e hanno visto queste opere esposte. Per cui sottolineo questo aspetto per farvi capire come Mangia come scrivi spesso scrivono dei legami. E le cose magari durino nel tempo, non si esauriscono nell'arco di una sola serata. Intanto, l'arpa tua non la possiamo conservare, non la possiamo mettere a disposizione perché no, non ti chiedo di lasciarla qui, no, ma perché dico, sai, l'artista precedente è la persona che adesso lei dice, cavolo, questo adesso gli chiedo di lasciarla qui, l'arpa, no, l'arpa la porta a casa il marito Stefano che è allenato a sollevare 45 kg di arpa, con 40, quante 47 47. pedali. Ah, ok, quanti pedali, scusami? 7. Sette pedali. Servono praticamente per creare le modulazioni, ossia quelli che sono i tasti neri del pianoforte, praticamente li creiamo con l'arpa, con i Ok, grazie, pedali, sempre creati pedali, sette pedali. sì. Invece Carla, l'arpa celtica, in cosa differisce dall'arpa classica? L'arpa classica ha più di 5.000 anni di storia, le prime testimonianze risalgono addirittura ai Sumeri, mentre invece l'arpa celtica fa parte di un circuito un pochino più ristretto, perché poi l'arpa classica è arrivata fino a noi attraverso varie foge nei secoli, mentre invece l'arpa celtica è più, diciamo, di un tipo di cultura anglosassone, prima di tutto, quindi Scozia, Irlanda, Isole Ebridi, proprio di quelle zone. E mentre con l'arpa classica si può suonare un po' tutto, diciamo dalla musica antica fino ai giorni nostri, per quanto riguarda l'arpa celtica, abbiamo proprio un tipo di repertorio più folcloristico che copre l'arco solo di 2 secoli, quindi dal 600 all'800, dopodiché viene un pochino. Non è più tanto in uso, ma la si usa ancora, ma proprio per un tipo di repertorio particolare. Non si può suonare tutto perché non hai i pedali, quindi non si possono creare le modulazioni ed è legata a una musica, diciamo, un pochino più folcloristica. Tu suoni magistralmente entrambe, ci sono altri tipi di arpa oppure Lì sì, perché è uno strumento che si diffonde un po' in tutto il mondo, appunto sempre attraverso varie foce. Questa è la più grande, non esistono altre più grandi di queste, meno male, perché sennò portarle in giro alta quasi quando è giusto so, più o meno quasi quanto me. Più grandi no, più piccole sì, le arpi in Sud America, ci sono le arpi in Sud ma America. come se l'ukulele per le chitarre si Sì, aggirava in qualche modo. ci sono varie foce di arpi. Una curiosità, il tuo cognome, Tei, quello del suo Sì. finale, famiglia parmigiana, Parmigianissima dai parmigianissima. tempi, pare di Maria Luigia, che Tei pare provengano dalla Marsiglia, dalla Francia. Ci sono diversi Tei a Marsiglia. Sì, quindi non è anglosassone perché sarebbe un pronome, quindi non può essere un cognome. Per chiudere, Carla, allora, vabbè, non posso riassumere la tua carriera perché è ampia, c'è anche un sito che mette come prima parte, carlosei.it. So che tu sei sempre in prima linea, diciamo così, non solo per quanto riguarda gli eventi di Parma Città, dove c'è musica, c'è Carla Tei, Anche qui c'è poesia, anche dove c'è meno poesia. male, E poesia e musica, mi siccome piace. so che tu non ti fermi veramente mai, puoi annunciarmi per il pubblico di Mangia come scrivi i prossimi eventi di cui sarai protagonista? Dove A Parma o anche vuoi? Dove ti potremo seguire nelle prossime settimane, insomma, nei progetti che hai in cantiere, in qualche modo Beh, anche. progetti, ne ho uno molto interessante, ma mi hanno detto di non parlarne.
niente. Però vabbè, è un progetto sui Beatles, diciamo solo quello. Quindi proprio per far capire che con l'arpa si può suonare veramente di tutto, anche la musica leggera. Prossimo appuntamento a Parma, il 16 aprile, il Chiostro delle Orsoline, verrà presentata una spilla dedicata a Maria Luisa, della quale ricordano i 200 anni dell'arrivo a Parma, se ne sta parlando parecchio, sarà un evento agli inviti. Poi a maggio tanti concerti, Parma, Alto Adige, sarò parecchio in giro, magari sul mio sito o su Facebook, insomma ci saranno tutte. Cara Dei, grazie mille. Grazie. Chiudo Carla, prima la serata ufficialmente, come annunciato, la chiude Carla con un brano all'arpa classica, però è consuetudine sempre, ma già come scrivi, prima di concedere all'artista l'onore di chiudere la serata, e proporre i nostri titoli di coda, che sono alle volte dei semplici ringraziamenti ma sentiti, veri. Intanto ai padroni di casa, San Paolo Ferrari della Tenuta Santa Teresa, a Claudio Ricci per aver selezionato questi meravigliosi Franciacorta di Monte Delma, a Fabio Carapezza, che è un amico scrittore che sarà protagonista di Mangia come scrivi in un evento extra che stiamo organizzando venerdì 17 giugno a Compiano al Cielo di Strela, evento nel quale Fabio Carapezza presenterà il suo nuovo libro Le colline del vento, giusto? Non esattamente così. La collina del vento, no? La collina degli ulivi. La collina degli ulivi. No, sempre, no, non ti dico perché. Me l'avevo detto. No, ma perché c'era un nemico che ha fatto un film assurdo con un titolo sbagliato in italiano, che era La casa del vento dei morti. L'ho reso sempre nel vento, e la collina degli ulivi. Scusami, vabbè, cioè, se è una roba di cinema, ho aiutato il cinema vado meglio con la storia, ma... La collina degli ulivi per giugno mi preparo, per venerdì 17 giugno, ok? Insieme a Carapezza saranno altri tre autori a Compiano. Fabrizio Bertolini, fotografo ufficiale di Mangia come scrivi, Gabriele Maio, Stadio Tardini, Pupoiti e Filma, tutti gli amici di Mangia come scrivi, non posso starmi così. Di sito, ma è sempre l'ultimo, tranquillo. Luca Dall'Arci, dell'Osteria 3000, che ha ospitato il primo Mangia come scrivi con Boutique a Parma nel 2011, l'ha ospitato l'Osteria 3000. Allora, poi Luigi Simpulto, Antoine, perché lui è la reincarnazione del poeta De Non. Aspetta, adesso sta. Lui è poeta surrealista, dice di essere la. No, Robert De Non o Antoine De Non? Des Non. Va bene, dice Des Non. Des Non. Ma comunque, vabbè, Des Non. Vabbè, ma il nome. No. Des Non. Non perdiamoci. Des Non. Vabbè, te la scordo. Lui dice di essere la reincarnazione del poeta surrealista Des Non. Robert, va bene Robert, si chiama Antonio Tacete, Antonio quello di Serventi detto Tacete, noi lo conosciamo perché è un amico di Mangia come scrivi, è scrittore surrealista, è uno scrittore molto apprezzato dallo scrittore parmigiano Guido Conti, che lo ha conosciuto proprio grazie a Mangia come scrivi, presenterà da noi il prossimo mese, venerdì 6 maggio, venerdì 5-6, dimmi 6, ecco, tu non sbagli mai, venerdì 6 maggio, il suo nuovo libro La sigaretta all'incenso, ma venerdì 6 maggio, l'evento sarà unico, irripetibile e memorabile, come questa serata del resto. Sarà il 120° Mangia come scrivi, il titolo è Venerdì Gnocchi. Gene Gnocchi presenterà Antonio Tacete e insieme a loro ci sarà lo scrittore Daniele Cobianchi. Come guest star non annunciato sul programma, il cantautore parmigiano Antonio Benassi, un altro Antonio grandissimo, autore del vino del Parma Calcio, di Parma Parallela, che canterà per noi Mangia come scrivi con la nota di Parma Parallela. Ci saranno tutti gli amici di Mangia Cinema, da Franco Branchi col miglior prosciutto cotto italiano Branchi 60, dal Gambero Rosso, ci sarà la torta del decennale di Mangia come scrivi, sempre però ereditata da Mangia Cinema, firmata dal maestro pasticcere Alessandro Battistini, che è il miglior pasticcere di Parma, e verrà realizzata in esclusiva per noi e diventerà la torta del suo decennale, perché anche Battistini festeggia il suo decennale, a partire da giugno la troverete nella sua bottega qui a Montebello. Ci saranno le coccole della buonanotte di Colombo, ci sarà una sorpresa con il caffè, cioè la festa inizierà alle 20, non sapremo quando finirà. Ci saranno due tipi di gnocchi, gli gnocchi tradizionali e gli gnocchi con la pasta di salame e burattello. Ci saranno i vini selezionati a Claudio Ricci. Sarà il 120° Mangia come scrivi, sarà la festa delle feste. Chiudiamo! Chiudiamo. Non possiamo, come dire, lasciare in esposizione l'arpa di Carla, la recupererà. Però non rimarrà qui,
quello che rimarrà in noi è il ricordo di questa serata. Grazie a Carla Tei, grazie a Andrea Maggi e Marco Mutichi. Filippi, dentro il mondo del posto di Italia, il grande stava male, si recupera lei, se diventa lei al posto di Ubrica. Ma se la libraia, diciamo così, che mia moglie, fa che invece di libraia. Carla, a te. Posso chiedere una cosa prima? Ma abbiamo finito? No, è parmigiana lei. È parmigiana. Parmigiana, parmigiana. Origine francese. Il suo paese? I miei avi. Sì. Il papà, il nonno. Dove abitavano? No, le faccio una domanda. Via Cairo. Non in Campania, no. Lo chiediamo dopo. Claudio, il microfono è spento. Bravo, Carla. Claudio, glielo chiede. Proseguiamo dopo. Chiude Carla Tei, grazie. Fammi entrare. Possiamo riprendere in privato dopo, chiudiamo ufficialmente, grazie. Chiudiamo ufficialmente. Chiudiamo, buoni e buoni che chiudiamo.